Eccoci qua, dovrebbe essere iniziata la registrazione. Benvenuta Francesca. Buongiorno. Buongiorno a tutti, solo due parole di introduzione perché oggi è un primo inizio di una serie di interviste online sul tema della nutrizione, un tema che a noi come Fondazione Food & Stroke è sempre stato molto, molto caro, ma abbiamo fatto tantissima fatica nel tempo a trovare esperienze giuste e esperti che poi rispondessero alle nostre domande. Quindi questo è un ciclo speciale, una prima intervista appunto oggi a Francesca Rivoltella, mamma di Camilla, e la prossima puntata sarà invece con una specialista, la professoressa Imma Spagnolo, che appunto cercherà di rispondere alle domande di Francesca, alle mie, ma in generale alle domande poste un po' da tutti i genitori con bambini con una disabilità di paralisi cerebrale infantile che si trovano a affrontare appunto il tema della nutrizione. Allora, vi dicevo una puntata speciale perché questa puntata è stata realizzata con il contributo incondizionato di Danone Nutricia SPA, che è una società benefit. Le società benefit sono anche dette B Corp, appartengono appunto a delle società certificate dal B Lab, sono circa un centinaio di aziende B Corp in Italia e la loro caratteristica è proprio quella di creare un valore economico che però vada anche ad avere un impatto sociale. Quindi oggi l'obiettivo è, attraverso queste interviste, cercare di risolvere dal punto di vista sociale quello che è la mancata conoscenza o i dubbi che possono avere pazienti e genitori e caregivers sul tema della nutrizione. Quindi, finita la doverosa premessa, io comincerei con ascoltare la storia di Francesca. Per cui presentati tu, Francesca, dici tu anni, situazione familiare, professione, così ti conosciamo un po' meglio. Bene, allora, mi chiamo Francesca, nata a Milano, trasferita per amore in provincia di Lodi. Abbiamo, incontro appunto Dario, che è il mio compagno, abbiamo la prima figlia nel 2014, tutto bene, la perfezione, eccetera. Io nel frattempo, prima di incontrare lui, mi sono laureata in psicologia, dopo aver incontrato lui decido di... Mentre ero incinta di Amalia, appunto la prima figlia, decido di aprire un nido famiglia, quindi un piccolo nido in ambiente familiare, affittiamo il locale, sistemiamo, investiamo tempo, energia, denaro in questa cosa. E nasce questo sogno mio con non poche difficoltà, decidiamo di avere il secondo figlio, nel senso dai, adesso è ora, comunque un nido ti permette... Famiglia. Una gestione anche un pochino più semplice, puoi tenerlo un po' lì con te, insomma. Va bene. Rimango incinta, femmina, un'altra femmina, tutto bene, gravidanza perfetta, lavoro 10 ore al giorno, senza fatica. Sì, beh, l'unica differenza era che avevo molte più nausee, quindi insomma, ero un po' più provata, ma... Però i controlli di routine Era durante la gravidanza, tutto bene. perfetto. Arrivo a 36 settimane e succede che non sento muovere la bimba in pancia. Strano. Vado in pronto soccorso, fanno una glucosata, mi dicono: no, signora, questa mamma mangia troppo poco, sta in piedi troppe ore. Dai, la bimba è più grossa, la senti muoversi meno perché è più grossa. Vabbè. Mi rimandano a casa con la glucosata dicendo: quando senti che non si muove, vai a farti una passeggiata, mangia un po' di zuccheri. Passa qualche giorno così. Quindi arrivate alla 37esima? Esatto, entro nella 37esima e di nuovo sento, la sentivo pochino, però la sentivo. Di nuovo sento una mattina che faccio: Dario, ma io questa mattina non la sento per telefono. Ma stai tranquilla, tant'è, vai a fare la passeggiata. Prendo la figlia grande, andiamo a fare. L'esperienza del secondo figlio, no? Quindi un po' più di... In pieno gennaio, perché era gennaio, andiamo a fare questa passeggiata a gennaio in Baccuccate, in giro per il paese. Pomeriggio dico: beh, dai, guarda, io onestamente, ma sei sicura che non hai sentito?
No, andiamo in ospedale. Quindi nasce Camilla con cesareo d'urgenza dopo un bel po' di ore in realtà, ma diciamo cesareo d'urgenza, viene rianimata perché ovviamente era in sofferenza fetale, non aveva... Nasce con una grossa ipossia, viene rianimata, portata subito a Pavia perché a Lodi non c'è la terapia intensiva neonatale, per cui io non la vedo neanche quando nasce, mi dicono guarda è molto grave... fai i conti con il fatto che potrebbe non sopravvivere. Poi insomma il vissuto dei primi giorni è sempre molto atipico, difficile da ricordare. Sì, Camilla, una condizione anche fisica e psicologica tua complicata, no, in quel momento, perché reduce da un intervento. Però, sai, quello passa. Ma sì, guarda, poi ci sono anche aspetti psicologici in realtà di quella situazione, perché ti senti, adesso onestamente, completamente abbandonata a te stessa, perché giustamente tutte le attenzioni e le cure sono sulla bambina. State sulla bambina. Esatto, io ero completamente poi in un altro ospedale, quindi non vedevo l'ora di rimettermi in piedi, di andare a vederla. Viene fuori questa diagnosi, le notizie non sono buone. Camilla riporta una gravissima compromissione cerebrale, paralisi cerebrale, è sorda, cieca, quindi potenziali vocati visivi, uditivi completamente negativi, crisi epilettiche come se piovesse, tetraparesi, spastica, insomma, chi più ne ha più ne metta. E questa diagnosi ti è arrivata subito, quindi, dopo... Tempo di fare la risonanza magnetica, per cui... Quindi... 10 giorni, mi sembra che fossero 10-12 giorni dalla nascita, perché insomma c'era da aspettare il tempo di vedere se l'ipotermia aveva bloccato le lesioni cerebrali. E la diagnosi comunque era legata al fatto che lei fosse rimasta senza ossigeno per un periodo molto lungo, quindi non c'era un altro tipo di fattore che... Tale ipossia perinatale, paralisi cerebrale, due punti, paralisi cerebrale. La nutrono col sondino, nasogastrico. Io inizio a non accettare questa cosa. Tu quando hai la vedi la prima volta, Francesca, ricostruiamo... Dopo tre giorni di dimissione dal cesareo, corro, no, non stavo tanto in piedi, però vado all'ospedale di Pavia, mi pianto lì davanti alla culletta ipotermica e sto lì. Le ore, passiamo lì le ore, poi ti mandavano fuori, perché ogni volta che c'è poi una minima emergenza nel reparto di via ti mandano fuori, e sto lì le ore a tirarmi il latte. Io vado all'ospedale di Pavia, noi andavamo la mattina, c'era la stanzetta del tirare il latte, tiro il latte. È un ricordo comune di tutte le nostre famiglie. Poi sai cosa, no? Quindi o bevi caffè o tiri il latte. Beveva in quel momento il tuo latte, cioè gli veniva somministrato quel tuo latte? Sì. Allora, c'è stato anche lì un piccolo disguido, nel senso che a Lodi io già avevo chiesto, posso avere il tiralatte? Ma non era, insomma, mi dicevano, vabbè, dai, non serve. Come dire, insomma, che vuoi che serva adesso dare, pensare al latte, no? Invece io ho questa fissa, da cui poi capisco che, insomma, le mie prime... io ho avuto tanta fatica ad accettare l'idea della PEC, no? Per cui le mie prime cose sono nate da lì, cioè la grande l'avevo allattata 14 mesi, tutto perfetto, questa continuavo a dire sì, tiro il latte, le do il mio latte, e quindi avevo davanti persone che dicevano sì, li fa benissimo, le diamo col sondino il tuo, e infatti avevo tipo riempito i freezer di Pavia, perché... e poi invece altri che mi guardavano un po', cioè io mi sentivo un po' giudicata, quello sguardo un po' come dire, ma dici, che pensi al latte, esatto, cioè con tutto quello che vai a pensare al latte. Questa cosa ho fatto talmente tanto fatica ad accettare che non l'allattassi io, che comunque, che quando è arrivata la diagnosi definitiva, cioè quella del no guarda è sorda, e c'è, non ti sente, non ti vede, non... se arriva a compiere un anno è già tanto, perché queste sono state le parole, questa dottoressa molto, sai quelle che ti danno, ti parlano proprio guardandoti dritto, non dandoti speranze, certo, però che aiutano, in qualche modo mi hanno meglio. Quando mi ha dato questa diagnosi definitiva ho detto ok, smetto di, non so, è stato un flash, ho detto smetto di tirare il latte, basta, mi date, subito l'ho guardato e ho detto mi prescrivete le pastiglie, per... cioè io avevo, sai che io all'inizio, prescrivetemi le pastiglie, non voglio più allattare, e un rifiuto, ho avuto proprio un rifiuto. Vabbè. Passata questa fase del sondino,
viene spostata da Pavia. Camilla era sempre in ospedale, in terapia intensiva. Più di un mese a Pavia, e poi ci dicono, beh, adesso la ritrasferiamo a Lodi, vicino, quindi più vicino a casa nostra. La riportano lì la patologia neonatale e gli dico, se non prende, sai, quei rifiuti, diciamo, se non si alimenta da sola, non vogliamo che venga alimentata artificialmente, insomma ci impuntiamo un po' su queste cose strane, questi pensieri un po' brutti, che però... Ma anche no? Pensieri che nessuno vi aveva abituato, educato ad avere, no? In quella fase. Esatto. Dopo due giorni inizia a prendere il biberon a Lodi, cioè una roba che iniziano a riuscire con un metodo tutto strano, tipo le tenevano il mento in su, le stimolavano la mandibola. Vabbè, con un metodo tutto strano inizia a bere il biberon di latte. Certo, inizia a vomitare. E dico, questa bimba un po' al reflusso, però tutto sommato deglutisce bene. Inizio in quel momento a capire che aveva bisogno comunque di una logopedista per la deglutizione. Mi mandano dalla dottoressa, una logopedista di Saronno, cioè, molto carina, molto professionale, ci ha tenuto dentro forse un paio d'ore a visita, si è messa lì col cucchiaino a fare le prove lei di deglutizione. Certo, ci dice, c'è ancora. Questo una volta dimesse, subito appena dimesse decidiamo di andare dalla logopedista per capire perché vomitasse così tanto questa bambina. Cioè, va bene che riusciva a bere con fatica il biberon, magari tanto latte così, poi però ne vomitava il doppio. Nel frattempo integravi con altro o lei soltanto una... Per cui quello che ci ha consigliato questa logopedista, che è, diciamo, è la prima figura professionale che abbiamo approcciato nell'argomento nutrizione, sì, deglutizione, nutrizione, ci dice, beh, invece del latte in polvere liquido normale, perché poi avevamo iniziato a capire che c'erano in commercio tutte quelle robe per raddensarlo, gelificarlo. Che in quella fase lì non avevate ancora certificazioni o altro che vi permettessero di comprare? E sai cos'è? Che il problema era che aveva talmente tanti altri problemi gravi, diciamo. Che la nutrizione passava in secondo piano. Esatto, cioè io ponevo, per me è sempre stato un cuccio, sia in positivo che in negativo, e invece vedevo che veniva un po' sottovalutata, ma adesso a distanza di 3 anni e passa capisco anche il perché, nel senso che era talmente scontato che avrebbe dovuto mettere, per un medico. Dove però per una mamma sappiamo il valore che ha, il legame, cioè, del rapporto mamma-bambino, esatto, quando allatti, la trasmissione del cibo, del nutrimento, quindi... Quindi ci parla di questi prodotti che, dice, visto che assume poco, perché poca quantità, ci sono questi prodotti che per un ml vale una caloria e mezza. Per cui invece che fare un ml e una caloria, fai il rapporto in più. Vabbè, perfetto, anche lì, no? Abbiamo comprato tanti, c'erano queste boccettine poi aromatizzate, banana, fragola, adesso non mi ricordo, comunque col rapporto, insomma, abbiamo passato i primi mesi a bombarla di roba, ma io passavo, non sto esagerando, 8-10 ore al giorno con lei in braccio a cacciarmi giù roba con il biberon. Ma la mano poi... a vomitare nel frattempo lei? Sicuramente sì, cioè, perché poi in base a come la tenevi, cioè finché era sdraiata, non è come la tiravi su, aveva questo reflusso. Poi io non ho mai capito bene la differenza tra vomito e reflusso, io so solo che inondava la qualunque, quindi traversini ovunque in casa dove mi metto, e era diventato un grosso problema. Un'altra bimba che aveva quanto? 3 anni e mezzo e che ne ha sofferto tanto di questa cosa. Però è cresciuta in grande autonomia, mi sembra di capire. Quindi proprio veramente potrebbe andare a vivere da sola adesso, scherzo, però. Quindi iniziamo a, non so, fare i mischioni con gli omogenizzati, quindi dentro ai latti. Fare lo svezzamento. Sempre dentro al biberon aperta, mettavamo dentro quelli ipercalorici, poi lo raddensavamo, poi aggiungevamo gli omogenizzati al pesce, perché non so per te, ma ci sembrava che le piacessero di più. Facevamo delle robe che adesso a ripensarci mi viene un sacco da ridere, dico, ma perché? Perché? Però, quindi la nutrivamo male e poco, spendendo un sacco di tempo e di energia e di fatica. E nelle visite periodiche col pediatra
Allora, il pediatra di base ci diceva, ma ancora adesso ci dice, ecco Camilla, voi ditemi che cosa vi devo prescrivere e io faccio. Prescrivo. Chi è stata per voi, Francesca, la figura di riferimento in quel periodo? Un neuropsichiatra? Neuropsichiatra. Non c'era una figura di riferimento. Va bene, c'è anche questa come risposta. Non era una figura di riferimento. Diciamo che noi abbiamo fatto la prima visita neurologica privatamente, e poi siamo stati seguiti subito in ricovero, e Camilla aveva 4 mesi. Quindi appena dimessa, tempo appunto di fare qualche visita privatamente per soddisfare questo nostro bisogno, perché era un nostro bisogno, insomma siamo stati presi in carico, sì sotto il punto di vista neurologico ampio. E poi ho deciso per il primo ricovero, e l'abbiamo fatto, Camilla ha compiuto i 6 mesi. Quindi era proprio un ricovero di tipo riabilitativo, più sugli aspetti... Le 2 settimane, che poi erano diventate 3, di valutazione campo per campo. Okay. Le varie valutazioni, avete fatto anche valutazione con un gastroenterologo, con qualcuno che... Guardate, ci ha detto che questa bambina è da PEG, io no. Tu sapevi già che cosa fosse la PEG? Sapevi? No, io allora all'inizio non sapevo neanche cosa fosse un sondino, ma non sapevo neanche cosa fosse una disabilità. Adesso, onestamente, è vero che ho studiato psicologia, ma per paradosso io studiavo psicologia e dicevo, no, io con bambini disabili, quanto non ci lavorerò mai, perché un nido è una figlia disabile. Quindi, vabbè. E tutti quelli che ci vedevano ci dicevano questa bambina è da PEG. Però senza spiegarti nei dettagli che cosa era una PEG, cioè era un intervento che permetteva di nutrire l'artificiale, ma non ti spiegava. Da un gastroenterologo, da un chirurgo gastroenterologo che vi spieghi bene di che cosa si tratti, nel senso che sì, ce lo spiegavano, ma io rimanevo lì così, dicevo, ma perché? Perché non può deglutire? Ma perché? Ma non ci sono degli esercizi per farla deglutire? Beh, ma non gli si può dare un antiacido per non farla vomitare? E mi impuntavo, e allora le davo anche lì. Comunque altri farmaci simili che tipo inibivano la pompa, sono quelle cose un po' da disperata, che però io continuavo, non accettavo l'idea di non riuscire a nutrire sta bambina. E Camilla la vedevi sofferente in quella fase lì? Sofferente no, però che non cresceva, cioè. Quindi comunque dal punto di vista del accrescimento di peso rimaneva stabile. Quello che poi mi ha fatto preoccupare. Sì, mi ha fatto dare una svegliata. Siamo andati anche lì privatamente, questo medico, non mi ricordo neanche come si chiama, ma guarda un po', mamma, l'unica cosa che può fare è tenere un diario alimentare intanto che si decide per la PEG. Quando si sarà decisa, lei. È utile, no? È utile, io lo tenevo, però la cosa era come dire, finché non ti convinci che sta bambina deve fare la PEG, tieni un diario alimentare, sì, dalle gastroprotettore, ma come dire, fai, però sai che non quagli. No? Era difficile da accettare per me l'idea che fosse, che dovesse avere un tubo, un bottone da aprire, buttare dentro, chiudere, cioè una roba completamente innaturale. E in più che non andasse bene il modo in cui mi sforzavo tanto di nutrirla io. Perché dicevi che non lo fa? Ti sto sbattendo tantissimo per cercare di trovare soluzioni e invece voi mi dite che c'è una soluzione che io veramente non ho preso neanche, non ho neanche contemplato, no? Poi com'è successo lo scatto? Cioè chi è stato che... Passa il tempo, noti che sta bambina continua a non crescere o comunque cresce talmente poco che non è sano, però è ancora... aggravi ancora di più la situazione. Abbiamo fatto il secondo ricovero, alla fine siamo arrivati appunto ad aprile dell'anno dopo, quindi siamo nel 2019, Camilla è nata nel 2018, ad aprile 2019 facciamo questo secondo ricovero e la fa venire, io nel frattempo avevo visto altri gastroenterologi a Pavia, ovunque, fa venire il professor che è il primario di Bergamo, mi fa, ho fissato una visita a sabato, guarda che viene giù. Proprio per voi? Sì, perché non c'è il gastroenterologo, insomma, non c'è forse il chirurgo gastroenterologo, viene giù apposta per convincerti a fare la PEG.
è proprio andata così. Io non so cosa sia successo in quel colloquio, ma si è messo a farmi disegnare. Eravate tu e Dario insieme? No, io e Camilla. Perché Dario è, vabbè, poi con l'altra bambina. Certo. Però è giusto secondo me far uscire questo scenario, no? Perché poi uno si immagina che possano essere decisioni importanti per cui bisogna sempre prenderle insieme, ma poi in realtà c'è tutta un'altra parte della famiglia, no? Che si occupa di altre questioni. La famiglia mi ha molto accompagnato in questa decisione, però non forzandomi, e questo, io di questo li ringrazio, perché probabilmente non sarei riuscita a prenderla in modo poi così, è vero, in ritardo, però in modo così spontaneo alla fine, sì. Il fatto sta che mi ha convinto in quell'ora di visita, di colloquio. Tu dicevi, ti ha fatto i disegnini? Del tratto, dello stomaco, dell'intestino, di quello, di come entriamo, di come facciamo, e mi propone la Nissen. Spiegaci bene, perché lo stesso anch'io, parli con una profana, quindi spiegaci che cosa succede. La Nissen viene chiamata anche plastica. Dice, beh, allora è una plastica, cioè mettono una plastica. No, allora, è un colletto di camicia che si fa, adesso non, alla bocca dello stomaco, quindi si chiude la bocca dello stomaco col tessuto interno, quindi non vengono applicate plastiche, anche perché non so perché venga chiamata plastica, ma a quanto ho capito io di plastiche non ne vengono applicate. Comunque viene chiusa la bocca dello stomaco in modo tale che da sotto non esce niente, cioè non torna su niente, non può. Da sopra qualcosina, per quanto però in modo rimane un buchino sottile, però da sopra comunque può continuare a scendere. Ecco, forse è questa la cosa che mi ha convinto, nel senso, quando io gli ho detto, beh, ma quindi è già sorda e cieca, le devo togliere anche il gusto dei sapori? E lui mi dice, no, tu comunque puoi continuare a farle assaggiare il gelato, la cioccolata e l'omogenizzato di pesce, certo in piccole quantità, perché comunque lei non deglutisce, perché poi il problema di chi non deglutisce sono le polmoniti ab ingestis, che Camilla non ha mai avuto, per fortuna, però sono quello il grosso problema, non è, al di là del vomita tanto, è un problema decisamente più serio. Per cui la Nissen era un po' un compromesso che mediava fra la possibilità di continuare a nutrirla per bocca, no? Ma può aggiungerla dall'altra parte. Esatto. E quindi dice, facciamo una PEG che mi spiega tutto nel dettaglio, mi ha portato i bottoni per farmi vedere, guarda, è così. Mi fa... E in più le facciamo questa Nissen, così non vomiterà più. Per una bambina che vomitava anche 15-20 volte al giorno, mi convince. Finito il ricovero abusivo, mi dice, questo era aprile, fine aprile, mi dice, ti ho già fissato l'appuntamento da noi a Bergamo per i primi di maggio. Andiamo, primo ricovero, e iniziano, all'inizio non può fare subito l'intervento perché dice che sta bimba è nutrita, è debole, è fragile, e poi dobbiamo fare delle valutazioni. C'è un esame che si chiama pH-metria, praticamente deve stare 24 ore con un sondino un po' fastidioso perché è un po' grosso, comunque un sondino nasogastrico che va giù e che fa delle rilevazioni del pH. Esatto. Quindi facciamo un primo ricovero a maggio per questo esame. Insomma, abbiamo fatto un ricovero ogni 20 giorni e poi le mettono il sondino nasogastrico e mi dice, ma la pompiamo un po'. Che cambia con il sondino nasogastrico? Tu già in quel momento cominci a nutrirla artificialmente? Sì. Nel senso che tutto ciò che non potevo più darle via bocca. Mi dicono, dalle tutto via, sì, beh, a parte gli assaggini, però non potevo più metterle e cacciarle giusto biberon a modi imbuto. Quindi mi danno la nutripompa. Questo, dov'è? Questo sondino è messo quindi sia nel naso? Nella bocca. Facciamo conto che lei, per quanto paralisi cerebrale, tutto quello che vuoi, se lo sfilava ogni 3 giorni, insomma, perché... Bastava fare, cioè insomma se lo sfilava proprio molto facilmente. Perché è fastidioso, immagino, no? Sì. E, però insomma la nutri attraverso questo sondino, quindi invece che dalla PEG, dal buco della pancia, la nutri attraverso questo sondino con quelle pappe artificiali. Quindi questo sondino è collegato ad una pompa che somministra pappe artificiali. Esatto, quindi più o meno impari, o se no quei siringoni con le varie, insomma... Ci sono vari accessori poi per...
andiamo ogni 20 giorni più o meno a fare questi brevi ricoveri a Bergamo, in cui mobilitiamo tutto, cioè anche la grande, perché per non lasciarla nuovamente da sola ce la portiamo dietro, per cui uno di noi due rimaneva in ricovero con Camilla e l'altro faceva in albergo. E insomma rimpolpiamo un po' Camilla e decidiamo per agosto di fare l'intervento. Da maggio fare i ricoveri, mette su peso, aumenta di peso. Ma la vedi anche la stagionalità in questi interventi qua, secondo te farlo d'estate, d'inverno è un'invariante, no? Io credo proprio che lui abbia beccato il momento in cui l'ho convinta, subito abbiamo iniziato col sondino, quando ha visto che aveva messo su un pochino di peso, non era proprio più al limite, allora ha detto possiamo procedere tranquillamente all'intervento. E ci ha detto potrebbe essere fatto o in endoscopia, no, come si chiama, con i buchini, sì, laparoscopia. Dopo noi verifichiamo tutta questa informazione, verifichiamo con i medici, così siamo sicure. E deve essere fatta anche la Nissen, se proprio non riusciamo faremo un tagliettino, apriremo appena appena, perché poi vabbè, ecco, lì poi era subentrata la paura dell'intervento, un'altra paura, comunque l'anestesia totale, mille paure. E lo fa lui ad agosto, il 14 agosto. Ed è un intervento complicato, lungo? No, veloce, sì, in realtà semplice, certo è un intervento comunque. Ha dovuto aprirla, ecco, perché non è riuscito a fare tutto, perché insomma, poi dipende anche da come poi uno è dentro, insomma, non sono riusciti a fare la NIS, quindi per poter poi fare la NIS ha dovuto fare un taglietto. Peraltro tutti mi dicono questa cicatrice è bellissima, è stato proprio un ricamino fatto ad arte e è andato tutto benissimo. Lui è veramente una persona, infatti la dottoressa aveva parlato bene e ho capito anche ma anche il reparto c'erano, le infermiere passavano lì, gli davano i bacini. Quindi lì un momento in cui ti sei sentita accolta in questa fase di passaggio, no? Quindi era un cambiamento importante per voi. E quindi niente, poi siamo tornati a casa, ti insegnano, ti addestrano all'uso della nutripompa, che in realtà è davvero molto semplice, e però tu all'inizio dici... Sì, infatti, io non saprei come usarla, no? Ho anche il timore di dire faccio dei danni magari, faccio qualcosa che... Chiesto, e se salta la luce non posso darle da mangiare, perché è una roba elettronica che deve dare da mangiare, se salta la luce non posso darle da mangiare, chiaramente no. A parte che la nutripompa ha una batteria di riserva e va anche senza corrente, ma tipo se siamo in giro, dicevo, devo portarmi dietro la nutripompa? No, ci sono questi siringoni da 60 ml che loro chiamano schizzettoni, un nome che mi fa un po' ridere, e te li porti dietro, prendi la pompa. A viaggio. Insomma, facciamo un intervento, va tutto bene, Camilla inizia a mettere su peso tantissimo, troppo. Cioè, a un certo punto nei vari controlli di mese in mese ci dicevano oh, rallenta, cioè, ma guardate che io sto seguendo le vostre indicazioni. Io la vostra dieta, le vostre. Da quello scopriamo che nelle varie lesioni cerebrali che aveva riportato c'erano anche delle lesioni all'ipofisi, vabbè, che hanno indotto uno squilibrio, uno scompenso neuroendocrino, quindi ormonale. La PEG ha dato il via a questo aumento ponderale, aumento di peso. È come se lei poi si fosse ristabilizzata dal punto di vista del peso e quindi... È partito uno sviluppo che poi, insomma, è uno sviluppo ormonale che negli ultimi mesi abbiamo poi dovuto affrontare in maniera farmacologica per bloccarle proprio il ciclo, perché sennò ce la trovavamo a 3 anni col ciclo. Quindi adesso, vabbè, noi fino agli 11 anni le faremo questa puntura ogni mese per bloccarle proprio le mestruazioni. Vabbè, ma questo è un altro problema. Però ci ha fatto molto specie che è partita mettendo su peso e non si è più fermata. Per cui adesso dobbiamo andare dal dietologo della PEG, che non è un dietologo normale, è uno che si occupa, quindi andiamo a Pavia, uno che si occupa apposta di pasti, perché lì poi c'è tutto un conteggio di calorie, di. Siamo andati ieri, mi ha fatto un mazzo così, fa signora, ma lei me la ipernutre questa bambina, faccio oddio mio, difficile. Ma perché loro che ti danno una tabella nutrizionale come se fosse una dieta? Allora, ti danno indicazioni, beh, la pappa è quella, quei papponi lì, non è che ci sono troppe variabili, sì, magari ce n'è uno con più fibre, uno con meno fibre, lì si cambia poi, non so, di 6 mesi in 6 mesi,
anche in base insomma, a tante variabili, le feci, come si sta, com'è nervosa, non è nervosa, insomma tante cose. Però i papponi sono quelli lì, tutto sommato, hanno delle calorie, chilocalorie, delle vitamine, le cose insomma molto precise, molto sodio, il potassio. Sì, anche lì però difficilmente puoi fare danni, no? Nel senso se tu somministri quello sai che già è bilanciato. Se tu somministri quello, ci sono, ho scoperto, dei gruppi, ma adesso anche solo su Facebook, ma in generale ci sono un sacco di genitori che invece fanno loro. Cioè preparano il cibo fatto in casa e lo mettono nella pompa. Cioè per me, ecco, questa cosa è una cosa che come? E lo fanno contro parere medico, perché ovviamente poi il medico non può controllare il dosaggio di calorie, ma addirittura cioè, ci sono quelle perché dicono no, i frullatori non vanno bene, allora comprano il Bimby perché... E fanno apposta queste pappine, ma... E ci sono appunto, quindi ieri mi faceva ridere il dietologo perché mi diceva non le dà altro, vero, oltre alla... Cioè, cosa gli dovrei dare? E mi ha spiegato tutta questa cosa che ci sono genitori che ne so, fanno la pasta con ragù, gliela frullano in modo tale che... E lui dice, non sentono i sapori, cioè se c'è una roba che ti entra direttamente nella pancia, il sapore non lo sento. Per cui perché fargli la pasta con ragù frullata e resa cremosa per... Magari alterando anche quelle che possono essere le possibilità di infezione o di altro, non lo so. Per quello dico, ti inserisco direttamente un qualcosa che invece dovrebbe essere prima predigerito. Infatti, vabbè, comunque. Camilla continua a crescere, a mettere su peso, infatti devo ridurre, ma vabbè. I periodici con il dietologo della PEG, lui valuta tutti questi fattori e ti ridà una nuova ricetta. Ti dà le quantità divise per pasti, perché una cosa molto comoda che fanno magari soprattutto all'inizio è farti fare un pasto intero notturno, cioè tu l'attacchi la sera, la stacchi la mattina e fa gran parte del pasto, così poi tu di giorno devi solo andare lì e fare, non so, uno, due, tre pasti veloci, molto... contenuti di quantità, e perché la nutripompa va anche in base alle velocità, quindi all'inizio è talmente poco abituato lo stomaco che devi andare a velocità molto basse, poi invece adesso quella va a manetta, velocità massima, però all'inizio ti fanno questa cosa del pasto notturno. Noi però avevamo visto che ultimamente la mattina arrivava già, faceva già fatica, salivava tanto, non era tranquilla, si svegliava verso le 5 di mattina non tranquilla. Per cui abbiamo provato a mano ridurre il pasto notturno, che di fatto non è naturale, è una cosa innaturale, cioè noi non mangiamo di notte. Loro lo fanno per comodità del caregiver, che non deve alzare tutto il giorno a fargli stringoni, nutripompe ogni 10 minuti. Quindi adesso, quando è la somministrazione dei pasti a Camilla? Abbiamo tolto completamente il pasto notturno, infatti sta meglio, e noi facciamo 6 pasti diurni, più o meno da 120 ml di questi... Sono tanti dei pasti, no? Sono... Beh, oddio, allora, arrivi a 700 e qualcosa... Sì, sono tanti, allora, perché... Però... A quello che abbiamo in mente, no? Quando cominci ad allattare il bambino, i 7-8 pasti, e poi dici, poi si normalizza. E 6 pasti invece sembrano nella mente, appunto, di chi lo vede da fuori ancora tanto. Sì, però li tieni ben distribuiti durante la giornata, perché lei sta un po' su, un bel po' sotto di calorie, e onestamente a noi dà sempre l'impressione di avere fame. Quando sei lì con l'orario, secondo me c'ha fame, perché è sotto calorie, quindi la fame la sente. Con i 6 pasti le teniamo lo stomaco ben impegnato dalle 8 di mattina alle 9 di sera. Secondo me è interessante anche in prospettiva rispetto ai genitori che possono avere un momento, possono vivere lo stesso tuo momento, no? In quella fase lì decisionale. Capire anche che cosa succede quando si arriva a casa, quali possono essere momenti di sconforto, tipo salta la luce, piuttosto che i viaggi, le trasferte, quali sono questi momenti che poi cambiano nella routine giornaliera e come li avete affrontati voi? Allora, rientro a casa, io avevo paura, paurissima, ma già anche col sondino, quindi in quei mesi pre-intervento io avevo paurissima,
E quindi avevo chiesto e ottenuto fortunatamente un'infermiera. Veniva, cioè, una volta a settimana, però a me dava sicurezza l'idea che alzavo il telefono e dicevo guarda, si è tolta il sondino, o anche solo banalmente ho sbagliato la velocità, succede qualcosa, cioè, mi ha dato molta tranquillità avere questa infermiera. Di fatto la dottoressa dell'ASL, come sempre, ci diceva ma no, ma voi due siete due genitori in gamba, ce la farete. Però è vero, però mi ha dato sicurezza. Quindi un consiglio intanto che posso dare è quello di sfruttare gli aiuti che si possono richiedere, anche se io dentro di me sentivo che era inutile, cioè questa veniva, mi diceva ok, tutto a posto, sì, faceva due medicazioni giusto. Quali potevano essere i danni che potevi far tu, quindi non accorgerti del sondino? Ma perché poi io avevo l'ansia che rimanesse a metà, cioè che lei se lo sfilasse appena appena che rimanesse a metà, perché comincia a poi, beh, quando comunque aveva appena fatto la PEG, c'era comunque il buco aperto, cioè un po' più aperto di come è adesso. Quindi la medicazione della ferita. Il bottone all'inizio non è il bottone quello piatto, è un bottone sporgente proprio perché bisogna pulire e medicare bene, quindi deve rimarginare bene il tessuto. Quindi all'inizio, primo mese, primi due mesi, adesso non mi ricordo, mettono un altro tipo di bottone. Come è fatta la PEG? Allora, è un tubicino in realtà lungo così, perché comunque deve arrivare solo nello stomaco. Io mi immaginavo, chissà che tubo deve arrivare. Un tubicino grosso così, con qui un palloncino sgonfio. Qui c'è il bottone che è quello che va all'esterno. Il bottoncino si apre e si chiude. Poi c'è questo tubicino sottile, corto, e qui c'è un palloncino sgonfio che inserisci così, proprio. Devi andare dritta, perché devi passare i tessuti del derma, della muscolatura, e entrare nello stomaco. Quello è qualcosa che devi fare tu a casa o che ti può fare l'infermiera o ti fa il medico quando vai in bici? Palloncino che poi appunto una volta che inserisci devi gonfiare con dell'acqua, può rompersi, succede. Ma come succede? Sì, succede. Quindi loro te ne danno già uno di ricambio da tenere, che se non usi lo porti al prossimo controllo, perché ogni 6 mesi io ancora adesso vado. Loro mi hanno detto guarda puoi anche non venire a fare tu, io ancora adesso vado a Bergamo, ogni 6 mesi me lo cambiano loro. Così intanto controllano. È successo. Le prime 2 volte che è successo, noi siamo andati in palla completa, perché poi di sera, nel weekend, qui a Lodi non c'è la chirurgia pediatrica, per cui tu chiami, ti dicono, metti qualcosa dentro in modo da non far richiudere questo buco, perché a quanto pare si richiude subito se si sfila, perché se si buca il palloncino si sfila la PEG e rimane quel buco lì. E quella è una roba che effettivamente fa senso. Lo sai, cioè, dopo un po' lo metti in conto. Quindi impari a gestire. Le prime 2 volte non abbiamo imparato, cioè, nel senso che ci abbiamo provato, ci è andata sotto punto, cioè abbiamo fatto dei danni. Non dei danni, però siamo stati impacciati talmente tanto che abbiamo chiamato l'ambulanza, ci hanno portato a Pavia, poi vabbè, loro fanno tic, passa, fatto, ti rimandano a casa. Ecco, il gonfiaggio di questo palloncino, no, andrebbe controllato ogni tot. Quindi devi aspirare l'acqua che c'è dentro con una siringa dalla valvola, ricontrollare la quantità, rimettere dentro. Sono robe un po' da infermiera, poi è vero che devi imparare a farlo, però io all'inizio preferivo avere quella volta a settimana, una volta ogni 15 giorni, un'infermiera che venisse e controllasse tutto bene, sì, aspirava, controllava, misurava e andava via. Ora altri, no. Altri problemi nella gestione della vita quotidiana, quindi il fatto di portarsi dietro? Sì, quando sei in giro. Perché almeno noi non ce la portiamo dietro, tipo, se andiamo a fare delle visite non mi sto a portare dietro la nutripompa, mi porto dietro questi siringoni con la bocciona di pappa, aspiri, metti il tu, però insomma è un po', oddio, sempre più comodo che portarsi dietro i biberon e metterci dentro il gel, quelle robe che facevo appunto quando Camilla era piccolissima. Però devi portarti dietro, non so, il tubicino, perché al bottone va agganciato poi un tubicino che è quello attraverso cui passa la pappa, l'infusione, e a questo tubicino va agganciato il deflussore del macchinario. Quindi è un po' complicato prendere la mano con questi tutti questi nuove attrezzature. Però veramente poi ci metti 2 mesi, dopo 2 mesi li sai usare meglio dell'infermiera. Cioè, capitava a volte di fare dei ricoveri per altri motivi. Tipo qui a Lodi, dove appunto non c'è la chirurgia pediatrica, gli infermieri dicono: fai tu, mamma, perché no, cioè, non sono abituati ad usarlo perché non è uno strumento che usano,
e quindi chiedono loro a te, no? Come si fa? Quindi c'è un po' la difficoltà che è tipica di situazioni che non conosciamo, no? Quindi poi quando cominci a conoscerli anche operativamente poi riesci a gestire. Allora, qual è? Non è che sei in giro con la bambina, c'ha fame, gli apri il pacchetto di biscotti e se non te lo sei portato dietro lo compri. Sì. Ok? Sei in giro, se ti sei dimenticata la pappa, non mangia. Perché gli dai? Sì, vabbè, gli dai l'acqua, ma cosa gli dai? Il succo di frutta. Cioè, a noi è capitato una volta di dimenticarci il boccione di pappa e gli abbiamo dato il succo di frutta. Non è successo niente, però non si fa. Cioè, Oppure, ti dimentichi il tubicino? Dimentichi a casa e non hai dietro il tubicino. Può succedere, non gli dai da mangiare, perché lì non c'è neanche, non puoi dare. Vai in vacanza? Noi siamo andati in vacanza quest'anno dopo tanti anni, per la prima volta siamo stati via 2 settimane, i boccioni delle pappe sono così, abbiamo fatto un conteggio rapido, 2 bocce al giorno, eccetera, una valigia di gigante, solo per, poi pesantissima perché 1,5 litri al giorno, solo per quello da portarti dietro. Esiste cibo disidratato su questo mondo qua che tu puoi reidratare, quindi non spostare? No, e comunque è tutto passato dall'ASL, quindi non so anche esistesse. Sì, dovrebbe essere sempre su prescrizione. Esatto. Senti Francesca, parliamo però di cose belle invece, perché qui abbiamo parlato di quanto la vita poi si sia cambiata in termini anche di operatività diversa. Secondo te è cambiato qualcosa nella vita di Camilla e nella vita anche vostra per quanto riguarda invece lo stato d'animo, la serenità, anche la prospettiva rispetto a come Camilla crescerà? Quindi è cambiato qualcosa in me? Allora, quello che dico sempre che è la decisione che ci ho messo più tempo a prendere, ma la migliore che abbia preso, soprattutto per quanto riguarda Camilla, ma è la decisione migliore che io abbia preso, che noi abbiamo preso. Perché davvero, a parte aver salvato la vita a lei, perché io lo so che prima o poi a continuare con quei metodi lì casalinghi sarebbe fatta 1, 2, 3 ab ingestis e via così. E quindi sono certa che gli abbiamo salvato la vita facendo questo intervento. Ma poi ce la siamo salvata anche noi. Nel senso che ci è proprio cambiato, già c'era cambiato lo stile di vita all'improvviso in peggio. Così facendo, cioè comunque una volta presa la mano è diventato tutto più comodo, migliore per lei, perché davvero la vedevi più serena, mangiava finalmente, non vomitava più o non ha più vomitato, ha fatto la Nissen, non ha mai più vomitato, da agosto 2019 lei non ha mai più vomitato, per una che faceva un sacco di reflusso al giorno, è un grande passo in avanti, cioè sta meglio anche lei. È cresciuta, okay. Anche tanto, no? Problema sistemato e adesso posso concentrarmi su altre, no? Cioè una serenità da quel punto di vista della nutrizione. Esatto. E tornando indietro, che cosa diresti alla mamma Francesca come te? Perché poi lì lo vedi tu, lo vedo io, puoi ascoltare i pareri di tutti, ma esatto. Se non sei convinta, sai, è difficile poi. Recentemente la cognata di mia amica si è trovata in una situazione purtroppo simile, dover decidere di fare questo tipo di intervento, e ovviamente la mia amica mi ha detto: ti do il numero di Francesca, così lei ti parla, fa così la convinci. Però io ero inconvincita, non so come abbia fatto il dottor quella oretta di visita nello stanzino su dei fisiatri, perché poi lui non c'ha neanche lo studio, quindi siamo andati su a convincermi. Ce l'ha fatta, ok, erano già mesi però che c'era tutto un lavoro. E lavoravate. Questa ragazza qui gli ho detto, lo sentirai tu quando, cioè nel senso, quando ti accorgi che il prezzo, il gioco tra pericolo, comodità, scomodità, salute, non salute, valuterai tu. Tanto non vorrai mai il male di tua figlia. Certo, purtroppo io mi impuntavo su comportamenti che poi alla fine erano, diciamo, dannosi, comunque non sani per Camilla, per un gap proprio mentale che avevo di non accettare questa idea, ma poi l'accetti. Cioè,
che poi credo, ma tu lo saprai meglio di me, Francesca, perché sei psicologa, quindi hai tutti gli elementi per valutarlo, anche l'idea di un intervento che non è reversibile, no? Come dire, sei a un bivio, devi scegliere o una strada o l'altra. Allora, in realtà ti dicono che è reversibile. Ok, questa, quindi volendo potresti, e quindi questo forse ti ha convinto anche? Che tra le altre cose io mi ricordo, comunque è un buco, basta toglierlo, si rimargina, si danno due punti, si torna indietro. E ricominciamo. È chiaro che poi dici, ma è chiaro che non è così, perché per arrivare appunto di fare un intervento di questo genere, è perché se no, se vai avanti su quella strada lì, ci rimane. Quindi non è reversibile in quel senso lì. Poi il buco di per sé è vero, togli, sfili la tag, dai due punti e si chiude. Che problema c'è? Reversibile in quel senso lì. Però te lo dicono, sì, io mi ricordo come l'ha detto, si può sempre tornare indietro, si può comunque tornare indietro. Vabbè, però dai. Allora è una consolazione. Senti, dubbi che invece tu hai o domande che ti piacerebbe fare alla nutrizionista, quindi anche dubbi di natura pratica, piuttosto che appunto ha senso alternare il cibo già confezionato, dosato, con il cibo invece fatto in casa? O l'acqua, mi viene in mente, la somministrazione di liquidi, qualcosa che possiamo chiedere a lei? Allora, beh, un dubbio che io ho e che mi è venuto è perché alcuni, cioè perché poi magari invece c'è una motivazione più da genitore, da mamma, da papà, che porta alcuni a fare queste pappe qui fatte in casa. Però mi chiedo il perché, cioè se ci sono già pronte, te le fornisce l'ASL, perché? E quindi vorrei capire. Magari c'è un apporto di nutrienti che può essere diverso, che può essere, so, mi viene in mente frutta stagionale, frutta di stagione, verdure di stagione, magari fanno, non so, mi vengono in mente queste cose. E poi invece perché, e questa però è stata la mia esperienza sull'Lodigiano, quindi questo, magari a Milano è tutto diverso, perché è stato così difficile per noi trovare un nutrizionista, un dietologo, che si occupasse di pazienti con la PEG. Cioè, quando io ho iniziato a dire sta bambina sta ingrassando troppo, e a Bergamo mi hanno detto chiedi un consulto con un dietologo, un nutrizionista specifico con la PEG. Non è che poi andavo ogni volta a Bergamo per tutto. E lì non si hanno indirizzato verso lo specialista? Ti hanno solo detto a Bergamo. E loro ho detto, vabbè, ne trovo uno nella mia zona, insomma. Tutte le volte andare alla zona. E faccio, beh, figuriamoci se non lo trovo. Oh, sul Lodigiano, una me ne è venuta anche a casa, però mi ha detto, no, io sì, mi occupo di PEG, ma sugli adulti, quindi non sui bambini. E quindi poi alla fine, oh, ma veramente ci hanno rimbalzato per uno specialista, l'altro ci hanno mandato da questi, che poi sono due dottori che si alternano a Pavia, e che si occupano di PEG. Ma perché è così difficile? Cioè non riesco, quello che ci siamo spesso chiesti è, alla fine anzi è più semplice, è un tipo di nutrizione più semplice, no? Più conteggio delle calorie è immediato, tu guardi la bottiglia, fai due calcoli, segui la curva del peso. Quindi questo, noi abbiamo avuto questo tipo di problema, a trovare un nutrizionista, un dietologo che prendesse in cura Camilla. È un tema abbastanza frequente, no? Lo vediamo anche nel gruppo, no? All'inizio non sai, anche solo per i problemi di reflusso, se devi andare dal logopedista, dal nutrizionista, dal dietista, dal gastroenterologo, quindi sono una serie di figure che probabilmente non hanno ancora, o dovrebbero lavorare in equipe, o probabilmente ancora non hanno tutte le specialità così diffuse sul territorio, per cui li trovi magari solo nei centri di grandi specializzazioni, non li trovi invece vicino casa dove ti servirebbero. E invece dal punto di vista bere liquidi, c'è qualcosa che... Hai l'acqua, come gli dai la pappa? E l'acqua normale, non è l'acqua gel. Ecco, una cosa che non ti ho detto, non abbiamo parlato di questa cosa, ma era complicato anche la somministrazione delle medicine, che ovviamente con le crisi epilettiche deve prendere, il mio rilassante... adesso lei prende anche il luminale, e le mandavi via bocca e lei le buttava fuori. E quindi dicevi, o le vomitava, o le sputava fuori, o non le ingoiava, dicevi, ma l'avrà assunta? Sarà arrivata giù? E quindi c'era il problema anche medicine. Con la PEG è un attimo. Le somministri direttamente nella... liquido, aspiri,
tiri su dalla boccetta, aspiri la siringa, metti nel tubo, metti dentro, fai il risciacquo con l'acqua in modo che vada dentro il tutto dal tubo, finita. La pastiglia metti, apri la siringa, lo stantuffo, metti dentro le pastiglie che devi, la pastiglia, rimetti lo stantuffo, lasci tanto così, aspiri l'acqua. Ok, così si diluisce. La sciolge, aspetti due minuti, agiti due minuti che si scioglie la pastiglia e gliela somministri, poi dentro acqua per risciacquare il tubo. È una comodità assurda. E sai che quello che le hai messo dentro l'ha assunto. Non c'è altra via da cui possa uscire. In effetti è il tema importante nei bambini piccoli in assoluto sulla somministrazione dei farmaci, sai, non sei mai sicuro se... Sì, farmitale, insomma, farmaci che non puoi star lì a dire sbaglio il dosaggio. Quindi no, su quello anche lì un'altra comodità. No, ma infatti io non so perché ci ho messo così tanto. Però un processo naturale, no? Che credo che poi sia anche tanto legato alla cultura che viviamo anche noi in Italia, no? È una cultura molto legata... Al rapporto della mamma con il figlio attraverso la trasmissione del cibo, del nutrimento, per cui tutte noi siamo cresciuti con i nonni che ci dicevano mangia, perché sennò... quindi direi tutto naturale. Va bene, Francesca, è stato utilissimo per me, visto da fuori, raccogliere tutte queste informazioni. Noi quello che faremo adesso, appunto, faremo vedere questa intervista alla dottoressa e poi faremo un approfondimento anche con lei, per cui poi appena pronta la sua torniamo a te con, speriamo, qualche risposta. Grazie di tutto, un abbraccio a Camilla e a tutto il resto della famiglia a questo punto. Va bene, grazie, ciao. A presto.